Gentili telespettatori, buona giornata. A marzo, crollo degli sbarchi in Italia. Ma chi arriva ha già in dotazione la mascherina. Probabilmente gli scafisti danno come kit la mascherina. Quindi in 44 intercettati nel Brindisino con le protezioni contro la malattia. In tutto il mese arrivate in Italia appena 241 persone. A febbraio erano state 1200. Quindi a marzo, se facciamo 241 diviso 30, 8 persone al giorno a marzo. A febbraio invece erano state 40 al giorno. Quindi continuano comunque ad arrivare, ma con la mascherina. E vediamo che i dati. Guardiamo i dati di gennaio, che ancora non era cominciato nulla, avevamo avuto 1342 sbarchi su 202 dell'anno precedente. Quindi avevamo avuto 1342 diviso 202 e gli sbarchi a gennaio erano aumentati del 664%, cioè 6,64 volte in più. Mentre a febbraio gli sbarchi nel 2020 sono stati 1211, mentre nel febbraio del 2019 erano stati solo 60. Quindi se dividiamo 1211 diviso 60, vediamo che l'incremento è stato di 20 volte, 18, cioè 20 volte in più. Un incremento di oltre il 2000%. 2000%. A marzo che cosa succede? A marzo addirittura sono più bassi del 2019. Nel 2019 gli sbarchi sono stati a marzo di 262 persone, mentre quelli nel piena emergenza sono stati 197. Quindi se facciamo praticamente la diminuzione è. Se facciamo 197 diviso 262 viene fuori 0,75, che significa che c'è stato il 75% di sbarchi, quindi abbiamo una riduzione del 24,8%. Quindi il mese di marzo il 24,8% rispetto a marzo del 2019. Mentre sicuramente ad aprile, quando gli sbarchi nel 2019 sono stati 255, anche lì ci sarà sicuramente un dato positivo rispetto all'anno precedente. Io qui sto vedendo anche gli sbarchi del 2018. Gli sbarchi del 2018 sono impressionanti perché a gennaio erano stati 4.182, a febbraio 1.065, a marzo 1.049 e ad aprile erano saliti a 3.171 per avere un altro picco, il secondo più alto del 2018, che è stato in maggio con 3.963, ma il punto più alto del 2018 è stato gennaio con 4.182. Ma vediamo intanto le ultime notizie sul contagio e gli ultimi dati parlano di 10.779 i morti in Italia a causa della malattia, con un numero in aumento di 756 rispetto al giorno precedente. Conte intanto ha firmato un nuovo decreto che dispone 4,3 miliardi a valere sul fondo di solidarietà dei comuni, cioè un anticipo di circa un mese sui soldi che già dovevano arrivare ai comuni. I soldi in più sono i 400 milioni vincolati per le persone che non hanno soldi per fare la spesa. Intanto guarisce la moglie del premier canadese Trudeau, dice sto molto meglio. Superati nel mondo i 30.000 decessi. Ma l'ultima notizia in ordine di tempo arriva dagli Stati Uniti. Trump, stiamo aiutando l'Italia, stiamo inviando all'Italia molte cose di cui non abbiamo bisogno e la stiamo aiutando in modo monetario. Stiamo aiutando molto l'Italia. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha risposto a una giornalista che gli chiedeva come mai all'Italia, storica alleata degli Stati Uniti, siano arrivati aiuti da Cina, Cuba, Russia,
ma non dagli Stati Uniti. E aggiunge: stiamo lavorando a stretto contatto con l'Italia e stiamo lavorando con Spagna, stiamo lavorando con tutti. Quindi il presidente degli Stati Uniti si è sentito toccato sul vivo, perché realmente c'è stata una corsa agli aiuti all'Italia, diciamoli, dal blocco comunista, se vogliamo chiamarlo così, Cina, Cuba, Russia. E molti hanno scritto: quegli strani amici che ha l'Italia, no? Facendo comunque non troppo velatamente pensare che questi tre paesi, Cina, Cuba, Russia, stiano facendo e mostrando come propaganda che loro stanno aiutando non solo Italia ma anche altri paesi, e questo per sminuire gli Stati Uniti d'America. Non si sa se questo sia propaganda o no, però molto sembra reale. E così Donald Trump dice: no, noi stiamo mandando un sacco di cose e stiamo anche aiutando in modo monetario. Che io sappia, non credo siano arrivati dei soldi all'Italia dagli Stati Uniti, né come regalo né come prestito, quindi magari arriveranno domani, visto che Trump si è sbilanciato. Intanto un ponte aereo per gli aiuti sanitari a New York, un ponte aereo per portare a New York il materiale sanitario per affrontare l'epidemia. Lo ha annunciato il presidente sempre degli Stati Uniti, Donald Trump, in una conferenza stampa con la task force guidata dal suo vice Mike Pence. Trump ha detto che questa mattina è arrivato al JF Kennedy di New York, l'aeroporto, il primo aereo con 2 milioni di mascherine e tute, oltre 10 milioni di guanti e 70.000 termometri. Ha annunciato che arriveranno altri 51 voli con forniture e pensa che ci saranno anche cose internazionali. Faremo più test di qualsiasi paese al mondo per capire il tasso di mortalità. Per questo ci sono tanti positivi e i numeri cresceranno ancora. È uno sforzo per contenere e debellare la malattia, aggiunge il presidente. Quindi la tecnica che sta utilizzando gli Stati Uniti, avete visto che i casi negli Stati Uniti sono aumentano con una velocità impressionante. Ma questi numeri, che alcuni danno sospetto, sono dati dal fatto che loro stanno facendo controlli a tappeto. Quindi stanno venendo fuori tutti i casi, anche quelli asintomatici, perché voi sapete che l'80% di quelli che hanno contratto non lo sanno, perché sono o asintomatici o sintomi talmente lievi che neanche lo scambiano per un semplice raffreddore. Quindi quei casi che ci sono negli Stati Uniti, gli Stati Uniti stanno cercando di mostrare quali sono tutti quelli reali, per vedere anche qual è la tassa di mortalità, che dovrebbe essere anche in Italia intorno all'1,1%, dicono gli esperti, ma noi abbiamo un 10-11% perché non sono conclamati la maggior parte dei casi, quindi i numeri vanno moltiplicati per 10. Ma intanto arriva la notizia dalla Cina, dagli organi di stampa cinesi, che hanno dei curiosi dubbi, perché a Wuhan, esattamente come si pronuncia non lo so, la città dove tutto è cominciato, si parlava di 2.500 morti, ma si dice che siano almeno per 10 volte di più, almeno, perché hanno delle urne, quelle dove ci sono le ceneri, che le stanno consegnando a 3.500 al giorno ai familiari per 12 giorni. Voi fate 3.500 per 12 e viene fuori 42.000. Quindi nella sola Wuhan ci sono matematicamente 42.000 morti invece dei 2.500 dichiarati. Quindi se facciamo un calcolo con la calcolatrice, facciamo 42.000 diviso 2.500, ecco qua, 42.000 diviso 2.500, abbiamo che i contagi reali sono 17 volte, cioè i morti reali sono 17 volte in più. 17 volte in più. Quindi facendo anche un calcolo così di 3.500 che ci sono in Cina in totale, che hanno detto loro, per 17 volte ci sarebbero come minimo 60.000 morti in Cina, come minimo, ma noi sappiamo che fin dall'inizio hanno mentito sui dati, li hanno diminuiti di 20 volte. Vi ricordate, parlavano di 50 contagi quando in realtà si parlava di
numeri 20 volte più superiori, aveva già avanzato il Giappone, l'Inghilterra con delle università, diciamo, questi dati non sono reali. E qui abbiamo scoperto matematicamente che hanno mentito perché quel tipo di regimi, quel tipo di paesi nascondono per fare bella figura internazionalmente e adesso stanno dicendo che è tutto finito, facendo vedere che festeggiano i medici. Ma voi ci credete? Ma voi ci credete veramente? Secondo me stanno cercando di avvantaggiare la loro economia perché hanno capito che così si distruggeva. Quindi prima i soldi e poi le persone, ma questo è un discorso che fanno in quasi tutti i paesi. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare. Siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.